Andrea, sai l'ultimo video addominali della muerte che ti avevo detto che oggi facciamo un bel video di stretching? Fede, non io, ma i miei addominali ancora se lo ricordano. Ecco, beh, comunque l'introduzione era facciamo un video di stretching. Esatto, Mi mi è avevi venuta imbrogliato. voglia di Ah, ti è stretching, rimasta voglia che è dalla. rimasta, e Quindi quindi oggi. oggi lo facciamo veramente. Attimo. Stretching. Fede, effettivamente questa mattina non sapevo cosa ti frullasse in testa, ma prevedendo qualcosa di carino, non so se ti piace la nuova location. Ma infatti, guarda Andrea, un po' appunto avevo voglia l'altra volta. Poi hai visto la Poi ho location, visto ho la location, detto cioè via. Questa vai, stretching e via oggi. E è la zona esterna della mia home gym. la zona È la zen? zona Ti zen, piace zona zona zen, zen? zona zen. E si presta particolarmente bene per lo stretching che ci stai per fare. Hai già Esatto, un'idea? certo, E ovviamente sì. raccontaci, raccontaci. Faremo uno stretching per tutto il corpo Bellissimo, e ci sarà una abbronzeremo, sequenza, ci esatto. cominceremo ad Sarà abbronzare. uno stretching autoabbronzante. Fantastico. E sarà una sequenza per tutto il corpo. Ok, Bene, vi guido, quindi direi che non c'è altro seguitemi. da spiegare, c'è da Esatto, fare. Facci fare. e allora partiamo a pancia Yes. in giù, Ok, quindi ci sdraiati giriamo a così. terra Ok. e prepariamoci. Mamma mia, mi Aspetta, aspetta, sembra. dammi solo tempo per il microfonino Sì, di. mi Ok, sembra di fatto. essere in spiaggia. Bello, vero? Sì, Finalmente è arrivata la primavera. stupendo. E allora, da questa posizione, pronta a partire, Prontissimo. portiamo le mani al petto, apriamo bene le spalle, strizziamo un po' i glutei e andiamo in posizione del Yes. cobra. In Ok. questa posizione dobbiamo tenere le spalle belle aperte, lontane dalle orecchie, e dobbiamo immaginare di voler allontanare il pavimento da noi, ok? Dalla nostra panza. In questo modo andiamo ad allungare i muscoli della parte davanti del corpo, della catena anteriore. Vedi così, E ok? iniziamo a mobilizzare un pochettino anche la schiena. Teniamo i Ah, che glutei stretti bello. perché questo ci aiuta a non avere fastidi nella parte lombare. Fede, direi addominali la muerte, stretching la risorgenza, mi Esatto, piace. l'avevamo premesso, hai visto, si è realizzata. Io già sto risorgendo. Da qui guardiamo su verso Il l'alto, sole che bacia i belli. rimaniamo, Infatti, guarda dov'è. esatto, rimaniamo così qualche secondo a farci baciare dal sole. E io bacio il sole. E a questo punto andiamo indietro con il Eh beh, bacino, certo. le mani rimangono ferme, vado indietro quanto riesco, fino, se ci riesco, a toccare con il bacino i talloni, guardo giù per terra e cosa senti, Andrea? Senti che la schiena si allunga e si rilassano tutti i muscoli? Sta godendo, Oh, la che schiena sta bello! godendo. La schiena e le spalle, perché Sì, qui anche. dobbiamo pensare di schiacciare il petto a terra. Yes. Sempre guardando giù per terra in modo da tenere anche il collo rilassato. Teniamo qualche secondo la posizione, continuando a schiacciare. Ogni volta che buttiamo fuori l'aria, cerchiamo di avvicinare sempre di più il petto al tappetino. Ok. Intanto Bellissimo. ti devo dare una sbirciata, Sì, ok? stai lì, sei rilassato, tranquillo. Il materassino è particolarmente morbido, disteso Esatto. su un manto Ho erboso. capito che oggi ci addormenteremo mentre Sì, facciamo poi il facciamo lezione di addormentamento. video. Ok, da questa posizione portiamo il braccio sinistro Sinistro. col palmo rivolto verso l'alto sotto l'ascella Ok, destra. aspetta che avanzo leggerissimamente. Sì, Ok. la mano destra è rimasta ferma e immobile, vado proprio a schiacciare la spalla Ok. sinistra a terra. Ok. Palmo, abbiamo detto, rivolto verso l'alto. Guardo sempre per terra e vado proprio a schiacciare la spalla così da sentire i muscoli del deltoide, la parte del deltoide della spalla allungarsi. Mi sta piacendo tutto, tranne il fatto che non posso guardare gli amici che ci seguono. Li saluto. Vabbè, tanto Ciao guardi, gli amici. amici ci stanno seguendo e stanno Esatto. facendo stretching anche loro, quindi. Non stanno guardando manco loro, va bene. Esatto, si stanno rilassando con E noi. allora mi zittisco pure. Ok, andiamo a cambiare braccio, quindi riportiamo la mano sinistra stesa davanti a noi, la mano destra col palmo rivolto verso l'alto, la facciamo passare Al sotto contrario. l'ascella sinistra e Ok. andiamo a schiacciare bene la spalla. Che Ok. meraviglia! Questo esercizio in particolare dopo un allenamento di spalle e schiena è molto 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 piacevole. Rimaniamo sempre belli schiacciati a terra in modo da allungare bene i muscoli. Respiriamo profondamente.
e lentissimamente ritorniamo in posizione con il braccio destro steso in avanti come eravamo prima. Da qui ritorniamo in cobra. Ok. Nella posizione iniziale puntiamo i nostri piedi. Ok. Ombelli qui dentro, ci facciamo portare su dal bacino in una posizione. Ci vuole fare un plank in mezzo allo stretch. No dai, non okay, sono okay. Così malefica da farvi. Non hai cambiato idea. Un allenamento in mezzo allo stretching. Esatto. Siamo in posizione di V rovesciata, quindi sedere più su possibile. Mm-hmm. Gambe tese, non importa se i talloni non arrivano per terra. Mm-hmm. Braccia tese e anche qui immaginiamoci come se il petto vuole arrivare alle nostre ginocchia. Mm. Ok? Quindi inspiro, butto fuori l'aria, schiaccio bene con le spalle e cerco di schiacciare più giù possibile i talloni, che ripeto possono anche rimanere leggermente sollevati in base a quella che è la nostra elasticità. Mai sentito tirare i polpacci così tanto? Hai visto? Brava. Hai visto? Perché stai schiacciando i talloni giù, anche se non toccano comunque riesci a farli tirare. Era una vita che non sentivo questa sensazione. Bene, sono contenta. Rimaniamo così ancora qualche secondo, facciamo okay. dei respiri profondi ogni volta che buttiamo l'aria. Ricordiamoci di schiacciare il più possibile. Mm-hmm. E a questo punto appoggiamo le ginocchia per terra e siamo mm-hmm. in una posizione di quadrupedia. Ok. Ok? Andiamo a schiacciare anche il dorso del piede per terra. Mm-hmm. Mettiamo bene le braccia in linea con le spalle e le ginocchia in linea con le anche e uh-huh. da qui andiamo a mobilizzare la schiena uh-huh. con un gatto. Quindi quando inspiro, esatto, miau. Quando inspiro, miau. Quando butto fuori l'aria, wow. No, non è vero. Come fa il gatto? Faccio le fusa. Ok. Curvo bene tutta la schiena, mobilizzo tutte le vertebre a partire dalla parte cervicale, quindi mobilizzo anche il collo, guardo su. Questa leggera brezza poteva accompagnare solo. È vero. E guardo giù. Spingo. Quando curvo allontano. Quando invece vado a schiacciare avvicino le scapole anche fra di loro. Mobilizzo bene il bacino. Facciamocelo ancora due volte. Ma perché no? La nostra schiena ringrazia. Ma anche un paio d'ore, guarda. Vado, curvo che ci manca? Posso, torno. In questo momento. Esatto, è solo veramente il mare, però mi sembra quasi di avercelo ma lì. Ma noi vi porteremo al mare con i nostri video workout. Esatto, esatto. State tuned. Ok, l'ultima volta. Ok, e già che siamo qui, allunghiamo un po' i muscoli delle braccia e mobilizziamo i polsi. Noi siamo nelle tue mani. Semplicemente da qui andiamo a fare delle rotazioni, dei cerchiolini. Ok. Andando bene a spostare il peso in avanti e indietro. Io ho iniziato a girare in un senso casuale, c'è un senso? No, basta che adesso lo cambiamo e andiamo dalla parte opposta. Beh, certo, mi sembra giusto. Così vi facciamo tutti e due. Yes. Questa è una routine molto completa che va benissimo. Vabbè, queste cose le dico dopo, dai, non le spoilerò adesso. Abbiamo la spiegazione finale, Fede. Spiegazione finale. Ok, ci fermiamo e spostiamo il peso tutto a destra. Andiamo a schiacciare il dorso della mano sinistra a terra, tenendo le dita belle aperte. Questo non lo fa mai nessuno. E qui, esatto, qui, piano piano, perché siccome non lo fa mai nessuno, andrebbe affatto bene, potrebbe essere che sentiamo un po' di dolore, un po' di fastidio. Quindi teniamo la maggior parte del peso sulla mano destra e piano piano andiamo a spostarlo a sinistra, ma in maniera molto graduale, in modo che ci fermiamo quando proprio non ce la facciamo più. Man mano che molla. Il braccio sinistro è bello teso. E la linea del gomito guarda davanti a noi. Esatto, ruota Andre, bravissimo. Già, e qui ti volevo. Com'è? Lo senti di più? Già. Ok, e adesso andiamo a spostare. In un mondo tutto nuovo. Hai visto? Porca miseria. Adesso se riusciamo andiamo a spostare il peso pochettino avanti, pochettino indietro. Avanti e indietro, avanti e indietro. Questo va molto bene perché sta tante ore a PC, quindi col mouse. Ma anche per chi fa lavori manuali,
Eh sì. Ok? Sì, sì, queste sì. braccia, queste mani hanno Sì, bisogno. sì, sì. Quindi problemi tipo epicondilite, epitrocleite, queste cose qua le risolviamo. Vai. Tunnel carpale. Questi, tunnel carpale. Okay. Ok, va bene? Piano piano torniamo con il palmo sinistro appoggiato, piano piano mi raccomando. Yes. Rispostiamo lentamente il peso a sinistra e stacchiamo quello destro, ok? Quindi andiamo a schiacciare bene il dorso, mano aperte, dita aperte, ruoto il gomito, quindi la linea del gomito guarda in avanti, dritto davanti a noi. Fai ciao gomito, fai ciao. Può anche essere che un lato lo sentiamo di più che un altro, è normalissimo. Io li sento tanto tutti e due. Ok, una volta che ci siamo abituati andiamo avanti e indietro, come abbiamo fatto prima. Che sia la prima volta nella mia vita che faccio questo esercizio. Hai visto? Sì. Le voci che sentite sono i vicini. Ciao Italo. Tra un po' li chiamiamo a fare stretching con noi. Secondo me hanno un po' bisogno anche loro. Sempre che non ci mandino qualche ceppo di insalata. Cose che capitano. Cose che capitano. Che vicini amorevoli, tra l'altro. Buongiorno. Ok, dai, possiamo ritornare piano piano ad appoggiare okay. il palmo destro. Ho dovuto dire queste cose per distrarmi. E da qui andiamo sulle ginocchia. Yes. Ok, quindi forse abbiamo finito, Andrea. Andiamo di gambe. Benissimo. Gamba destra dritta davanti a noi. Destra, quindi questa. Con il piede un pochettino più avanti rispetto al ginocchio. Mm-hmm. Strizzo i glutei e spingo in avanti. Ah, vedi che ci avviciniamo. Ciao, anche ragazzi, questa è una cosa. E rimaniamo qua in allungamento. Anche questa è una cosa che non fanno in tanti, strizzare i glutei. Ma lo facciamo, quindi andiamo bene in retroversione del bacino, sentiremo allungare ancora di più i muscoli della coscia davanti, quindi della parte davanti della gamba che c'è dietro. Ma tu riesci a strizzare tutte e due le chiappe? A me si strizza solo questa lunga. Sì. Diciamo che l'importante è quando parti. Controlli. Ah, okay, ok. Ok, quando parti strizzi, poi nella fase di discesa la perdi okay. un pochettino. Okay. È normale. Bene. Si sente? E rimaniamo qui, eh? Quanto? E rimaniamo qui, tutta la vita. Specie le donne. Va bene. Sai perché? No. Perché questo... Oggi fai tu la prof. Oggi faccio io la prof. Questo allungamento lo sentiamo tanto su un muscoletto che è un po' stronzetto, che è lo psoas, e che alle donne di solito si contrae un po' più facilmente. Che negli uomini. Esatto, perché la forma del nostro bacino è un po' diversa Verissimo. Rispetto alla vostra. Brava. E quindi questo ci porta ad avere proprio fastidio in questa parte qui quando facciamo certi esercizi. In che cosa differisce il bacino della donna da quello dell'uomo? È un po' più largo. Quello dell'uomo? Quello della donna è più largo. Ah, più piccolo e più largo, sì, un po' più svasato, diciamo così. Perché? È più piccolo... Ma è più svasato certo. perché deve accogliere okay. la gravidanza. Esatto. Sostanzialmente. Sì, sì, certo. Io intendevo quello sì, a livello svasato. Di forma. Okay. Sì, esatto. Più aperto sopra. È più aperto. Tu ovviamente invece dicevi più largo di struttura. Sì, perché sì, la sì, certo. tra le due creste iliache è inferiore. Se poi tu tiri fuori il prof che c'è in me. Buongiorno. Buongiorno. Eccoli i nostri amici vicini. Stiamo registrando un video, ma va bene. Volete salutare? No, vi abbiamo colti impreparati. Non ti preoccupare, niente. Gianna. Ciao, buona quando giornata. Vuoi venire a far stretching ti aspettiamo, eh? Quando vuoi venire a far stretching ti aspettiamo. Mi segni? Certo, siamo qua certo. apposta. Tu dici che mi ringiovanisci? Un sacco. Come no? Assolutamente. Fantastici. Ok, Andre, da qui è giunto il momento di piegare questa gambetta Porca così miseria. In avanti. Ok. Tenendo quella dietro invece bella tesa. Ora cosa succede? Che in base alla nostra mobilità possiamo tenere questo piede un po' più chiuso se sentiamo tirare troppo. Se l'espressione che si dipinta sul mio volto si vede in chiudi, camera. Chiudi, allora chiudi. Se invece così non abbiamo particolari fastidi possiamo portare il piede un po' più avanti, ok? È soggettivo. Sì. Ognuno sente il proprio. Ma forse ho trovato un punto. Brava. Vado bene? Brava soprattutto. Ma sì, dai. Ma sì, dammi dai, della brava. Diventare donna. Allora, da qui... Andiamo il microfono, prova il microfono. Da qui sì, schiacciamo bene il bacino verso il basso e teniamo questa bellissima posizione. Sono venendo i crampi. Come va? Crampi agli obliqui. Com'è che con lo stretching crampi? Ti vedo poco a tuo agio in questa posizione, Andre, com'è? Ma mi sento un attimino un fakiro. Allora, va benissimo come... No, vabbè, ho impegno. Va benissimo. Senti tirare? Sega. Direi Fammi di sì. Fammi un'altra domanda. Allora, se invece siamo un po' più mobili, sentiamo tirare un po' meno, oltre ad aprire possiamo scendere giù con i gomiti. No, io intrattengo. Allora, ragazzi, intanto che Fede fa l'esercizio
dove è un po' più giù con i gomiti, io rimanendo un po' più su con i gomiti vi racconterò oggi io la barzelletta. Dai, dici. La barzelletta del fratello che non sapeva fare stretching. No. E della allora, sorella che lo bullizzava. Posso dire una cosa? Dilla, dilla. Tu sei capace di fare stretching. Ma non lo fai, ma non ti ma applichi. Ma non lo fai, esatto. Sono intelligente ma non mi applico. Esatto, okay. Perché tu sei old school, quindi sei più bodybuilding, sei più esercizio fisico. Ecco, io invece che sono più new school, funzionale, quindi unisco tutti questi lavori, lo faccio sempre, vedi? Quindi okay. A volte sono io che imparo da te, ma oggi ti sto insegnando io. Certo. Giusto, no? È uno scambio reciproco. Bisogna rimanere sempre sia insegnanti che allievi. Esatto, e detto ciò possiamo ritornare okay. In posizione così. Ora che mi stavo iniziando a divertire. Ci riportiamo su. Va bene. Teniamo comunque la gamba destra davanti, questa volta la stendiamo. Mm-hmm. Antiversione del bacino, quindi questa volta portiamo indietro il sederino, schiena dritta e andiamo in avanti con la schiena dritta. Ora, cosa succederà? Che a differenza di quando curviamo la schiena e facciamo questo, andiamo un po' meno in basso, ma non importa perché già se basta. Teniamo bene il bacino sentiamo tirare qua dietro tantissimo. Vero? Confermi? No comment. Ecco, oddio, un calabrone. Oggi siamo... Pungila, pungila. Oggi tanta compagnia, questo video. Nella natura è così. E gli amici non vedono tutto ciò che ci circonda. Ma sai che io questo esercizio lo amo perché sento proprio i muscoli, i femorali che si allungano dopo aver fatto stacchi, è una figata. Concordo solo con la seconda parte della frase. Che dopo aver fatto stacchi è una figata? No, che, che senti i femorali che si allungano, ma l'esordio, questo esercizio lo amo. Vabbè, ovvio. Non mi vede in questo momento partecipe. Ok, va bene. Comunque... Mentre siamo in questa fantastica posizione, posso dire che i tuoi fantasmini mi piacciono un sacco perché sono arancioni. Dove li hai presi? Li voglio anch'io. Sono molto aziendalisti. Li voglio anch'io. Mi ricordo, me dove vedo arancione raccolgo. Bellissimo, adoro. Se avete qualcosa di arancione a casa, mandatemelo. Lo accetto, qualunque cosa esatto. sia. Esatto. Va bene, dai, abbiamo finito di soffrire col lato destro, okay. Possiamo passare al lato sinistro. Lo vedi? Hai parlato del mio calzino, mi si è tolto. Ah, mannaggia, si è emozionato. Allora, gamba sinistra avanti, piede un pochino più avanti, strizzo, scendo, vai. Fede, sai che non ho mai fatto una sessione di stretching così lunga? Ora capisco perché tu hai mobilità e io no. Sì, incredibilmente anche la mobilità va allenata, non è una cosa che ti regalano. Avevi proprio ragione prima, per me nella old school la sessione di stretching dura 3 minuti. Se tutto va bene. Arrivederci e grazie alla prossima. Anzi, ti dirò, è una cosa che in realtà la mobilità ce la regalano alla nascita e però noi la lasciamo perdere, l'abbandoniamo e bello basta. Questo concetto che hai appena espresso. Meriterebbe ti un talk. Ti è piaciuto? Di quante Segna. Cose abbiamo innate e poi con lo stile di vita errato le perdiamo. Perché non le coltiviamo. Mm-mm. Esatto. Talk. Prendi nota, esatto, parleremo esatto. di questo. Esatto, esatto. E mentre continuiamo a spingere il nostro bacino, vi dico che chi vuole sentire tirare ancora un po' di più deve semplicemente aprirsi bene col petto, con le spalle. Io sono qui a posto. Proprio per me a posto così. Tira tutto. A me a posto così, sono bello qua. Va bene, posso stare così. Sì, benissimo. Lo stretching, come nell'allenamento, ognuno deve arrivare al suo punto giusto, senza andare troppo oltre. Non deve essere dolore, deve essere un po' fastidioso, ma non doloroso. Come si dice? Agrodolce. Esatto. Va bene, allora, sei pronto a fare il fakiro come prima? Dai. E allora, che non mi posso esimere. Ruotiamo questa gambetta in giù, mettiamo il piede in base alla nostra mobilità dove riusciamo ad arrivare, quindi un po' più vicino, un po' più lontano, se siamo un po' più mobili. Cacchio, bello però. E da qui schiacciamo bene il bacino a terra, quindi non stiamo girati di lato, ma schiacciamo giù, e chi riesce, chi vuole, chi se la sente, se ne va giù anche con i gomiti. Altra barzelletta? Esatto, io sto comoda così. No, se volete vi faccio una lezione di botanica, perché siamo nel mio giardino. Esatto. Io qualche anno fa ero un pollice nero, e oggi ogni volta che tocco il terreno sboccia qualcosa invece. Ecco, bellissimo. E anche la botanica si può allenare. Caspita. Per esempio, di fianco alla telecamera che non vedete c'è una bellissima pianta di lavanda che sta fiorendo. Adoro. Sì, 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 sì. Adoro sì, lavanda. Ma non lavanda comune, anzi, questa dovrebbe essere la lavanda detta italiana. Perché invece dall'altro lato della telecamera c'è quella detta lavanda francese. No, vabbè. Già. Che figata. Infatti, vedi che sono diverse? Tu che puoi, vedi? Sì, sì, vedo, vedo. Diverse. Mi piace più quella francese esteticamente parlando. Quella fa un po' più cespuglio. Sì, devo dire. Ma quella dopo, quando è fiorita. Dopo ve la facciamo vedere. Va bene, dai. Va bene. Abbiamo, dopo questa lezione di botanica, possiamo tornare su piano esatto. piano. Teniamo sempre la nostra gambetta sinistra in avanti. Portiamo il peso indietro, schiacciamo bene anche il dorso del piede dietro.
Stendo. Giustamente. E rifacciamo. Piedino a martello, sederino indietro, schiena dritta e vai. Invece, se avete sentito quest'urlo, è mio figlio che gioca ai videogames. A Fortnite. Quante cose che accadono in, che bello. In un, come dire, giardino di home gym. Esatto. Vicini, figli, piante, insetti. E perché non abbiamo un cagnolino? Perché sennò faceva stracinque. Però sono le tartarughe che se la viaggiano. Però sono ancora, sono troppo basse. Sono un po' nascoste. Non vengono inquadrate. Dopo facciamo vedere sia la lavanda che le tartarughe, se riusciamo. Nell'outro. Esatto, dopo il nero. Se stai lì, stai lì che ti facciamo vedere tutto. Esatto, tour del giardino. Esatto. Beh, comunque sarei contento di sapere che lo stretching è quasi finito. Non meno male. Questa è la routine completa. Non voglio sputare nel piatto in cui mangio, mi sta piacendo, sì. Brava. Lo so che stai soffrendo un pochettino, però sai benissimo che è molto utile. Vedo già il risultato oltre, ecco. Che viene dopo. Va bene. Allora ci portiamo su. Yes. A questo punto assumiamo una posa comoda, che può essere ad esempio posa seduti. Comoda mi ha ricordato qualcuno. È vero, l'ho preso da qualcuno. Ciao, anzi, direi comoda posa. Comoda, ecco. Posa. Comoda posa vuol dire la posizione in cui siamo più comodi, quindi può essere a gambe incrociate, okay. Come preferiamo, schiena dritta, spalle basse, andiamo ad allungare un pochettino i muscoli della cervicale per concludere questa routine. Quindi mani dietro la nuca, spalle belle aperte e mi porto il petto verso lo sterno. Oh, scusami, ho sbagliato, il mento verso lo sterno. Ho detto il petto, vabbè, lasciamo stare, vado giù. Ti appunto il calabrone, mi sa. Esatto, o la tarantola, che sto dicendo cose strane. Spalle belle basse e vado ad allungare bene i muscoli della zona cervicale. Cerchiamo di non chiuderci, quindi non portare giù la testa, ok? Ma la schiena rimane dritta, le spalle basse ed è solo il mento che si avvicina al petto. Dobbiamo fare il gargarozzo. Facciamo un po' di ASMR. Io rido perché non so se sentite, ma... Io sto facendo un po' di ASMR, non so se tu mi senti. Fai, facciamo ASMR. Sicuramente gli amici da casa ci sentono. Va bene, siamo pronti a tornare su con la testa. Da qui, orecchio destro verso la spalla destra, mento sempre leggermente indentro e la mano mi aiuta a tirare la testa di lato. Aspetta, sai che quando c'è da coordinare due... Due arti, io inizio a incasinarmi. Le spalle, mi raccomando, le teniamo sempre belle basse, specialmente la sinistra, più la schiacciamo verso il basso, più sentiremo questa piacevolissima sensazione di allungamento del trapezio, che è un muscoletto che anche lui, povero, ne subisce di ogni. Sempre a causa del computer, sempre a causa del mouse, sempre a causa dello smart working, eccetera, eccetera. È vero. Insomma, sono quelli i nemici numero uno, Fede? Sì, infatti, secondo me la soluzione è smettere di lavorare. Venite a fare fitness con noi. Che dice? Basta, non lavoriamo più, facciamo solo fitness, no, stretching tutto il giorno. Questo è utopico. Questo è utopico, ma col, come dire, affiancare alle ore lavorative delle sane ore di fitness. Assolutamente. Vero? E quindi torniamo su, ultimissimo esercizio, testa dall'altra parte, mento indentro e vado a tirare con la manina. Che bello questo stretching autoabbronzante. C'è un sole bello caldo poi oggi, fantastico, è una delle primissime giornate calde. Mi sto rilassando tantissimo, anch'io, Fede, bravo. Potrei far durare questo video altre due ore. Facciamo più video stretching in giardino, dai. Sì, approvo. Sono d'accordissimo. O in altre location paragonabili. Va bene Andre, ci tocca tornare con la testa in su. Ci tocca. E con questo ho concluso la mia routine di stretching. Ah, Fede, brava, sei stata molto brava, dammi un 5. Andre, le annotazioni di fine workout le stavo già un po' spoilerando prima, ma mi sono trattenuta. Brava, falle tu perché io sono talmente tanto rilassato che non so se riuscirei a farle. Allora, devo dire che questa routine... Guarda tutto in camera. Falle tra gli urli isterici di mio figlio e videogames. Allora, questa routine di stretching total body va benissimo fatta dopo l'allenamento,
ma anche a sé stante. Quindi cosa vuol dire? Che o la mattina appena svegli o la sera dopo magari una giornata lavorativa in cui siamo un po' doloranti, ci mettiamo lì, facciamo questa routine di stretching e rinasciamo letteralmente. Mi vuoi dire all'alba o al tramonto? Esatto. Che figata. Esatto. Già mi ci vedo. Sì, 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 così. Stasera la ripeto. E basta, basta semplicemente seguirla. Sì, non devi aggiungere altro. Premi play, segui la mia voce, segui le nostre barzellette, le nostre lezioni di botanica e ti facciamo anche compagnia mentre fai stretching. Che riusciamo a non dirle neanche mentre facciamo stretching. Esatto, esatto, e ti facciamo compagnia così non sei solo. Va bene. Ma c'è da dire un'altra cosa, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al nostro canale. Se non l'hai ancora fatto è grave. Come fai a non averlo ancora Molto fatto? Molto grave. Ma sai perché? Perché questo non è mica il primo video di stretching e relax che facciamo. Proprio per nulla. C'è proprio tutta una playlist dedicata, ma soprattutto ci sono tante altre playlist che contengono tanti altri video che di allenamento. Ora faremo comparire in uno di questi due anni. Lì, ho imparato, studiato, è lì sopra di te. Solo dice lei. Mi fido. Sì, sì, dobbiamo stare attenti a non cambiare mai posizione, okay, perché sarà sempre lì sopra di te. Se tu sei la mia destra. Esatto. Ok. Se non è sopra di te. Va bene. Quindi e alla ci sono... sinistra di chi è a destra. Esatto, giusto. Esatto, così. Andiamo avanti, che è meglio. Quindi tantissimi video, stretching, relax, ma non solo, esatto, anche allenamenti, allenamenti per principianti, allenamenti per vari obiettivi, eccetera, eccetera. Non faccio altri spoiler. Brava, ho provato a confonderti le idee come meglio ho potuto, ma non ci sono riuscito. No, avevo le idee chiare. Credo che a questo punto debba dire io una cosa, perché sì, se tutto quello che ti ha detto questa signorina, resistendo alle mie distrazioni, non ti dovesse essere sufficiente, puoi andare sul nostro sito che è... justwellness.co. Bravissima, perché lì troverai tutto quello che appunto non trovi sul sito, quindi veri e propri programmi di allenamento catalogati, quindi uno schedario, proprio una, l'abbiamo chiamata biblioteca del fitness, perché è organizzato come una biblioteca. Tu vai con lo scaffale e lo becchi. Argomento, okay, scaffale, esatto, lettera. Con lo stesso metodo abbiamo archiviato più di 50 programmi alimentari, esatto, e sempre con lo stesso metodo abbiamo archiviato più di 30 schede di integratori alimentari, così puoi farti sostanzialmente con le tue manine un workout in casa di altissimo livello, abbinando allenamento, alimentazione, integrazione. Esatto. Ma se leggendo il programma, esempio, non riconosci il nome di un esercizio che fai, trovi video tutorial che te li spiegano. Abbiamo pensato proprio tutto. Siamo degli ingegneri ancora tutto, un po'. Tutto, tutto, tutto. Tutto, 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 tutto. E se anche così le idee non ti dovessero, ecco, essere chiare, puoi chiedere aiuto alla Fitness Family, la nostra, esatto, community. Esatto. E chi c'è nella community? Oltre i trainer, ovviamente, Just Wellness, anche tutte le persone che a noi trainer si affidano e che possono interagire tra di loro aiutandosi, sostenendosi, incoraggiandosi e tutte queste belle azioni. Esatto, esatto, esatto. Sostanzialmente abbiamo ricreato un vero e proprio centro fitness classico, ma online, l'abbiamo fatto online. Ed è ancora più bello perché ci sono ancora più persone rispetto a quelle che ci provenienti possono essere in una palestra. Da tutta Italia. E non solo. Alcune cominciano a provenire anche dall'estero. Esatto. Yes. Quindi, cosa ci fai ancora Manchi lì? Manchi solo tu. Vai, vieni in famiglia. Agisci. Suona il campanello. Esatto. E ti apriamo la porta. Va bene, Fede. Siamo in uno stato di grazia. Bene, io ma direi salutiamo che lo stesso. Possiamo prendere ancora un po' di sole, ma esatto, prima ti salutiamo. Ci vediamo al prossimo video workout insieme. Ciao da Federica. Ciao, buon workout e buono stretching anche da Andrea. Bello, vero? Mizzega, paradiso. Vero, sì. Paradiso, sì. Guarda qua. Venticello. Cioè, sole caldo. Sì. Venticello che quindi te la stempera. 5T. Adoro, basta. Come solo, la pasta solo al pomodoro. Qua. Solo qua adesso si fa. Sarà sempre più bello questo perché ora vengono a rifarmi la facciata, per cui... Sembrerà più Baghdad. Non so. C'ho l'esterno da Baghdad, vedi qua. Terremoto.